Palazzo degli Spiriti, una domenica inizio maggio, hanno effettuato uno stupro. Ha riconosciuto i suoi aggressori su Facebook. Consigliata da un'amica alla quale aveva raccontato la violenza subita, ha mostrato le foto alla madre. Poi ha denunciato tutto ai carabinieri. Allo Scoglione no, c'è un palazzo deroccato qua dietro, il Palazzo degli Spiriti. Alle mie spalle la Casa degli Spiriti, dove si sarebbe consumata la presunta violenza. In quella casa sarebbe stata attirata la ragazzina di 15 anni e lì sarebbe stata violentata dal branco. Colazione a sacco, bibite fresche, nel gruppo anche una quindicenne e i tre presunti violentatori. I ragazzi pare si conoscessero da piccoli. Una parola, una battuta e quel caldo afoso insopportabile. Poi l'invito a spostarsi nel palazzo per ripararsi dalla calura. La ragazza accetta l'invito. In due l'avrebbero costretta a denudarsi. Poi interviene un terzo ragazzo che la blocca e la violenta. Per fare i tuffi da qua sopra si deve passare all'interno di quelle finestre, vedete? Qua dentro è successo, perché dopo si è parlato di questa storia, qua è successo. I risultati degli accertamenti saranno ora comparati col DNA del 17enne, un barista di Forcella. Il giovane è stato sottoposto anche al tampone salivare per la prova del DNA. Per il branco l'accusa è di violenza sessuale di gruppo.